Grazie, grazie, grazie agli organizzatori e grazie a tutti voi per questo invito che per me è un'occasione di stare all'interno di una rete che mi pare incarni e realizzi quello che a mio avviso è il modello di nuova politica che ci aspetta. Quindi lo considero un privilegio avere la possibilità di trascorrere queste ore con voi e discutere con voi. Prima di parlare della nuova politica di cui parla il titolo, che è al centro dell'argomento di questo convegno, o delle nuove politiche che compaiono nel titolo della tavola rotonda di oggi, vorrei dedicare qualche parola alla vecchia politica. Alla vecchia politica, perché? Perché è in crisi? Per questo è così urgente il discorso sulla nuova politica, è così urgente la ricerca per l'invenzione di una nuova politica, perché la vecchia fa acqua da tutte le parti, credo che stia diventando sempre più evidente. La crisi della politica è in qualche modo davanti agli occhi di tutti. E i segni sono inequivocabili, sono molto evidenti, alcuni sono superficiali, altri più profondi. Forse il segno più superficiale, ma inquietante, è il livello della leadership politica. La mediocrità degli uomini che sono chiamati a guidare gli stati. E per certi versi il pianeta in un passaggio drammatico della sua storia. La sensazione di inadeguatezza che queste figure danno. Non parlo del caso italiano, il caso italiano è un caso patologico per certi versi. Se dovessimo limitarci al caso italiano potremmo suicidarci per certi versi. Ma è un discorso globale. Oggi la sensazione è davvero che chi più degnamente, chi meno, ma chi oggi è chiamato a guidare gli stati non riesca neppure a intravedere le centralità dei problemi che si pongono. Se noi appunto usciamo dalla provincia italiana e andiamo al centro dell'impero, e beh, anche lì scopriamo una drammatica crisi di leadership. Nel momento in cui una delle questioni cruciali del nostro pianeta è la questione dell'energia, il problema del petrolio, il problema dei suoi veleni e della sua possibile estinzione, in una situazione in cui il mondo si è strutturato e organizzato intorno a quello, e scopriamo che la guida al centro dell'impero è affidata al delegato della lobby dei petrolieri, abbiamo la misura, in qualche modo, del circolo vizioso in cui si è chiusa la politica. Quindi il problema della leadership. Ma poi ci sono aspetti ben più profondi e anche più inquietanti per certi versi. L'altro aspetto è quello che voi avete messo al centro della vostra riflessione, le abissali diseguaglianze che caratterizzano il pianeta unificato, lo spazio unificato del pianeta, il villaggio globale. Nel momento in cui, grazie alla tecnologia, lo spazio planetario è diventato uno spazio unificante, nel momento in cui la distanza non separa più, ma in qualche misura tutti siamo in grado di misurarci con tutti, emerge una dimensione intollerabile della diseguaglianza globale. Nel momento in cui le distanze fisiche, geografiche, si ravvicinano enormemente, le distanze sociali, le distanze tra gli uomini in termini di peso sociale si fanno intollerabili. Ebbene, questo aspetto non compare neppure nell'orizzonte della politica, nell'idea di governance del mondo. Nel villaggio globale, ognuno degli stati che seguono appunto la vecchia politica si comporta con una logica di
assoluto, totale egoismo, eh? Un egoismo che non tollereremmo in nessuno dei nostri concittadini e che caratterizza invece la logica degli stati. E poi c'è un terzo aspetto della crisi della politica, per certi versi, il più radicale, ed è il fatto che la politica oggi si rivela incapace persino di tener fede alle proprie promesse essenziali, di svolgere la funzione essenziale, quella per cui ha chiesto legittimazione e ha ottenuto legittimazione, quella per cui è stata accettata la delega di potere, ed è la garanzia della sicurezza. In fondo, la sfera della politica ha chiesto una delega di potere contro una promessa di sicurezza, contro la promessa di dissipare la paura. Ebbene, oggi la politica non solo non è in grado di ridurre l'insicurezza, non solo non è in grado di ridurre la paura, oggi la politica appare come il luogo in cui si riproduce su scala allargata insicurezza, paura, disordine, violenza. Se voi analizzate questo primo quinquennio del millennio, il dato che appare con terribile evidenza è questo, che la macchina che riproduce l'insicurezza globale è la stessa macchina che ci aveva promesso di liberarci dalla paura. La politica che si coniuga con la guerra permanente, con la guerra lenticolare, con la guerra che entra negli interstizi delle nostre società e organizza intorno a una logica amico-nemico le relazioni tra gli uomini, la guerra è diventata una delle forme naturali della politica oggi. E questo è il clamoroso fallimento della sua promessa originaria. Questa crisi, io credo, ha a che fare direttamente con una sconnessione storica, con una cesura storica. Si è rotto qualcosa, nel momento in cui noi ragioniamo su questi aspetti della crisi della politica, dobbiamo fare i conti col fatto che si è rotta una continuità, che si è interrotto un percorso, che è in crisi un'idea della politica che non è un'idea recente. Guardate, non è solo in crisi, la politica del Novecento, non è solo in crisi la politica che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni del secolo, non è solo in crisi la politica dei contemporanei, la forma delle istituzioni che ci siamo dati in questo secolo, nell'ultimo secolo, è in crisi qualcosa di più profondo. Forse sono eccessivamente pessimista ed eccessivamente radicale, ma tendo a decodificare, a interpretare questi segni di crisi come una messa in discussione di un vero e proprio paradigma della politica nel senso di un'idea fondamentale della politica che è di lungo periodo, che ha coperto in qualche misura gli ultimi 4 secoli della storia dell'umanità, che è la politica dei moderni. Credo che noi stiamo assistendo e stiamo vivendo che il nostro disagio rispetto alla politica, il nostro estremo bisogno di politica e insieme il nostro disagio rispetto alle forme che la politica sta assumendo sia legato a questo, che stiamo vivendo la crisi di un paradigma politico, di un'idea fondamentale della politica che è la politica dei moderni, che è la politica che ha caratterizzato un lungo ciclo di storia dell'umanità. Per certi versi, quella politica che si era fondata nel travagliato passaggio tra Medioevo ed età moderna, tra il 1400 e il 1600, se noi dovessimo andare a cercare i padri fondatori dal punto di vista della storia delle idee di quel modello di politica, dovremmo andarli a cercare sull'asse che va da Niccolò Machiavelli a Thomas Hobbes, eh? Dalla Firenze del primo Cinquecento all'Inghilterra della metà del Seicento, è lì che è nata l'idea moderna di politica, realistica di politica, incentrata intorno a quella entità allora nuova che era lo Stato che
diventerà lo Stato nazionale. Cosa aveva al centro quell'idea di politica? Cos'è che ne ha fatto la fortuna per certi versi e che oggi io credo sia in discussione? Beh, aveva al centro una rottura a sua volta, una cesura con l'idea della politica del passato. Aveva al centro l'idea che l'ordine della civitas, l'ordine della polis, politica da polis, la città, l'ordine della città, l'ordine che deve regnare tra gli uomini intesi come comunità, era un prodotto artificiale, non derivava da una volontà divina, né da un ordine naturale inscritto nella natura degli uomini, era il prodotto artificiale di una costruzione umana. Quindi l'ordine politico è un ordine costruito ed è un ordine costruito utilizzando la risorsa della forza. È una parola dura che ha un altro termine che funziona in questo logica come sinonimo, che è violenza. Dentro il paradigma politico dei moderni c'è l'idea costitutiva di forza, di violenza o, se volete, di potenza. È significativo che il padre della politica moderna, Thomas Hobbes, avesse fatto imprimere sul frontespizio, sulla prima pagina del suo libro fondamentale, l'immagine di un mostro biblico che dava il titolo anche al libro, il Leviatano, seguito da un versetto del libro di Giobbe della Bibbia. Il Leviatano. Il Leviatano era il nome che il fondatore della politica moderna dava allo Stato, all'entità che doveva produrre l'ordine e la pace tra gli uomini. Il Leviatano nel libro di Giobbe è l'antagonista di Dio in terra. Non è il demonio che è l'antagonista di Dio in cielo, è l'antagonista di Dio in terra, è la potenza negativa che sulla terra può essere domata solo da Dio. Ecco, questa figura biblica negativa viene riproposta come modello positivo al cuore della teoria politica moderna. L'idea qual è? L'idea è che il male, la violenza, se monopolizzato, se controllato in modo monopolistico, se concentrato nelle mani di un'istituzione o di un sovrano, può diventare lo strumento per produrre il bene. Questo era in qualche modo l'arcano della politica moderna, la teologia negativa che sta sotto la politica moderna. L'idea che la violenza, la forza, che sono distruttive se disperse e nelle mani di ogni cittadino, se concentrate nelle mani del sovrano, diventano lo strumento per porre fine alla guerra di tutti contro tutti, al bellum omnium contra omnes, alla condizione dello stato di natura, e per imporre la pace, il mantenimento dei patti e la pace. Ecco, questo rapporto con la forza, la potenza, la violenza, la politica moderna se l'è tirato dietro, se l'è tirato dietro fino ai giorni nostri. La storia della politica moderna può essere letta come storia del tentativo di addomesticare il mostro. E devo dire che c'è anche riuscita in buona parte. Io non sono un demonizzatore della politica dei moderni. Ci ha regalato tanti elementi di civiltà quel modello, attraverso i successivi tentativi, ripeto, di domare il mostro, di imbrigliarlo con le carte costituzionali. Il costituzionalismo è questo, è il tentativo di porre delle regole alla violenza dello Stato. La teoria dei diritti degli individui, dei diritti dell'uomo come limiti posti allo strapotere del mostro e garantiti dalla forza collettiva. La teoria moderna dei diritti è stata una straordinaria conquista. La democrazia,
l'idea che il mostro possa essere controllato dai lillipuziani dal basso, in qualche modo, con mille fili del loro voto, che gli ponessero dei vincoli. Quindi, voglio dire, quella macchina concettuale, quell'idea della politica, aveva dentro di sé i germi della civilizzazione. Il problema è che io credo che oggi quel modello non funzioni più. Non funzioni più perché ne sono venute meno alcune fondamenta, alcuni elementi fondamentali. Che quell'idea di politica sia in crisi, perlomeno per tre ragioni. La prima ragione è che la violenza non è più monopolizzabile. Non è più monopolizzabile. I mezzi tecnici con cui si esercitava la violenza nel 600, nel 700, nell'800 e fino alla metà del 900 erano mezzi che potevano essere monopolizzati da qualcuno, controllati dallo Stato. La distruttività delle tecniche della violenza poteva essere messa sotto controllo. Ma oggi, nell'epoca in cui assistiamo alla disseminazione dei mezzi di distruzione di massa, Ulrich Beck, che è un importante sociologo che ha scritto una serie di libri incentrati tutti sulla questione del rischio e sulla società del rischio, delle nostre società come sottoposte a rischio, parla di processo di individualizzazione della guerra, proprio perché armi di distruttività estrema possono essere anche utilizzate e prodotte da piccoli gruppi e al limite da singoli individui. Ancora fino agli anni 50 o 60 l'armamento atomico era alla portata solo di una o due superpotenze. Nessuno poteva immaginare una disseminazione di queste. Oggi non solo possono essere alla portata di singoli piccoli stati, ma anche di gruppi privati, di cittadini. La violenza non è più monopolizzabile. Secondo salto di qualità, la distruttività dei mezzi di violenza è diventata totale. E qui abbiamo un discrimine netto, abbiamo una data, ed è agosto 1945. Hiroshima, Nagasaki, la comparsa dell'arma atomica. Oggi le tecnologie della distruzione hanno superato un livello e questo livello è la facoltà dell'umanità di distruggere volontariamente se stessa. La possibilità tecnica dell'umanità di determinare la propria estinzione, la propria fine. Ha ragionato su questo in modo sublime Ernesto Balducci, lungo il percorso che lo porterà a elaborare la teoria dell'uomo planetario. Un pianeta unificato dal rischio della propria estinzione. L'umanità e la storia dell'umanità non più come cosa data, acquisita, ma come cosa a rischio. La fragilità creaturale come non più destino individuale, ma possibilità collettiva. La possibilità degli uomini di porre fine all'umanità stessa, quello che prima spettava solo a Dio o alla natura, è diventato alla portata dell'uomo. Questo è un salto di qualità assoluto che impone un rapporto diverso con la violenza e le sue tecniche. Ed è il secondo elemento che determina un grado di novità nel nostro modo di essere. E la terza caratteristica di rottura, di novità assoluta, è non fine, perché continuano a esistere, ma il logoramento della dimensione degli stati-nazione, l'emergere di un nuovo spazio di riferimento
delle nostre esistenze, dei rapporti umani, che non è più racchiuso entro il contenitore fisso e stabile dei confini dello Stato-nazione. Noi oggi viviamo non più solo dentro lo spazio territoriale del nostro Stato-nazione, ma in forma sempre più assorbente, siamo sempre di più cittadini del mondo, cioè apparteniamo a uno spazio planetario unificato. La logica dei Leviatani presupponeva dei corpi fissi, definiti, la possibilità di stabilire un interno e un esterno, una politica interna e una politica estera, la possibilità di produrre ordine all'interno trasferendo all'esterno i fattori del disordine. Questa era la logica della politica moderna. Nello spazio planetario unificato, non esiste più un esterno e un interno, eh? È tutto un medesimo spazio. Non possiamo più trasferire il disordine all'esterno, ce lo ritroviamo in casa. L'11 settembre del 2001 è da questo punto di vista esemplare, eh? Nessun paese è più messo al sicuro dalla tenuta stagna dei propri confini nazionali. Un grumo di rancore, di odio, di ostilità, condensatosi in qualunque parte dello spazio globale, può colpirci al cuore. Non esiste più uno spazio scandito dai confini nazionali. Abitiamo tutti il medesimo spazio unificato. Ed è questo che determina i fattori di crisi di cui parlavo prima, della politica, e che ci impone, esattamente come i moderni dovettero tra il 5 e il 600 inventarsi una nuova idea di politica, diversa da quella degli antichi, diversa da quella aristotelica e ciceroniana, allo stesso modo noi oggi dobbiamo cercare di uscire dal paradigma politico dei moderni e inventarne un altro, un paradigma adeguato all'uomo planetario, per usare ancora il linguaggio di Balducci, non più la politica dell'uomo delle tribù, dell'uomo che appartiene alle comunità specifiche, territoriali, nazionali, ma una politica pensata e vissuta dall'uomo planetario per l'uomo planetario. Non partiamo da zero, qualche intuizione ce l'abbiamo di come debba essere questa politica del futuro, questa politica che non è ancora praticata ma che possiamo intravedere. E anche qui io mi limito a tre caratteristiche. Sono tre caratteristiche tutte e tre di rottura rispetto alla vecchia idea di politica. La prima rompe con l'idea di forza, di violenza, di potenza. La politica del futuro non potrà non fondarsi sulla non violenza. Non potrà non trovare il proprio fondamento, il proprio mezzo specifico, ma anche, come dire, il proprio codice di comportamento nella logica della non violenza. Potremmo metterla così per respingere l'idea e l'accusa di moralismo. L'uso della forza è un lusso che non possiamo più permetterci. Mi rendo conto, era una scorciatoia. Nel tentativo di produrre la coesistenza pacifica tra gli uomini, la minaccia dell'uso della forza. Era una scorciatoia dai costi enormi, perché chiunque accetti di aver rapporto con la potenza demoniaca della violenza ne viene corrotto per certi versi, e l'abbiamo visto, gli uomini della violenza, quale sfregio della propria umanità sopportino. Ma in qualche misura potremmo dire che per una fase i vantaggi superavano gli svantaggi. Oggi è un lusso che non possiamo più permetterci. Nel mondo che è diventato fragile e disponibile alla distruzione, la pratica della forza, la pratica della violenza, lo dice bene Alex Zanotelli, deve diventare un tabù, come l'incesto. Deve essere bandito
perché mette a rischio i fondamenti stessi della nostra sopravvivenza. E lo vediamo, perché oggi la pratica della violenza in questo mondo interconnesso e nel quale gli strumenti di distruzione di massa sono dispersi e non più controllabili, diventa contagiosa, produce, riproduce se stessa in una catena inarrestabile. Quindi non violenza anche come disciplina interiore, anche come costruzione di una diversa antropologia, di un diverso tipo di uomo, che controlla i propri istinti negativi, che nell'educazione stessa, nella pratica stessa della propria educazione, impara a liberarsi delle proprie tentazioni alla violenza. Quindi, primo elemento, un elemento che riguarda i mezzi, se volete, l'abolizione della la sostituzione dell'uso della forza con la non violenza e l'accettazione di un rifiuto della mistica della potenza, della mitologia della potenza. La politica dei moderni viveva del mito della potenza. Quanto maggiore la potenza applicata, tanto migliori saranno i risultati che si ottengono. Era l'applicazione del paradigma newtoniano della fisica, delle forze applicate, dei vettori di forza applicati ai corpi. La fisica è andata avanti e passata a una logica quantistica, anche noi dobbiamo uscire da quella logica lì, dalla mistica della potenza. Oggi gli eccessi di potenza producono entropia, producono disordine, non facilitano la produzione dell'ordine. Il depotenziamento, l'accettazione del depotenziamento, che sta dentro la teologia contemporanea, pensiamo all'idea di Dio dopo Auschwitz, pensiamo a Hans Jonas, pensiamo a tutta la riflessione sull'onnipotenza di Dio e sulla sua messa in discussione. La teologia riesce a ridimensionare il mito dell'onnipotenza e non deve riuscirci la teoria politica. Non dobbiamo inventare una teoria politica basata sul depotenziamento. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento ha a che fare con quella che definirei una rivoluzione ottica. La politica dei moderni guardava in una sola direzione e aveva un solo tipo di sguardo. Guardava gli altri con i propri occhi. Il colonialismo è stato l'esperienza culturale più devastante da questo punto di vista. Anche qui ci soccorre ancora Balducci, un bellissimo scritto sul tema dell'altro. Tra le colpe dell'Occidente, dice Balducci, c'è anche questa. Abbiamo insegnato agli altri, ai popoli colonizzati, a guardare se stessi coi nostri occhi disviluppati e di vergognarsi di ciò che vedevano. Questo è il nostro peccato capitale. Dobbiamo rovesciare quella logica, incominciare a cercare di guardare noi stessi con gli occhi degli altri. È l'unico modo per convivere nello spazio unificato del pianeta, in cui dobbiamo vivere spalla a spalla con l'altro, anche con l'altro radicale. Allora incominciare a guardarsi con gli occhi dell'altro, peraltro è la stessa ricetta che Amos Oz, nel suo bellissimo libro Contro il fanatismo, consiglia come terapia contro il fanatismo. Guardiamoci con gli occhi degli altri e forse impareremo anche a vergognarci un po' di noi stessi, di quello che orgogliosamente ostentiamo, se incominciamo a guardarci con gli occhi degli altri. E sarà un'ottima forma pedagogica e propedeutica alla convivenza con gli altri. Ed è il terzo tema questo, il tema della convivenza, il tema della relazione, il tema della relazione orizzontale, non verticale. La politica dei moderni ragionava in termini verticali, di comando-obbedienza. Questa era la logica politica, verticale. Hannah Arendt, un'altra teorica importante della politica, diceva una politica quella che sta sopra, che sta in alto, è
ordina ciò che sta in basso. Non funziona più neanche questo. Passare da una politica del supra a una politica dell'infra, a una politica che non vive di comando-obbedienza, ma di relazione, di produzione di relazioni. E qui arriviamo a una vostra parola chiave, rete, una politica che sappia tessere reti, che sappia rimettere insieme quello che il cattivo sviluppo lacera, distrugge, cancella, i legami tra gli uomini, che sappia vivere di reciprocità, che è l'altra parola chiave che la politica dei moderni non conosceva. La politica dei moderni conosceva l'io e il noi. Andava tutto bene ciò che era riconducibile a noi. La politica del futuro deve vivere di reciprocità, di relazione non tra uguali, ma di relazione tra i diversi. Ed è esattamente quello che state facendo voi. Io vedevo stamattina, sentivo stamattina le relazioni, vedevo i filmati. Questa è politica estera, quella che voi fate. È politica estera di tipo nuovo. Ve lo vedete i vecchi stati realizzare le operazioni che fate voi, e cioè partire dal basso, ascoltare, leggere le relazioni. Le operazioni ne fanno, le chiamano con termini terribili, desert storm, tempesta nel deserto, scuoti e distruggi. Le operazioni che conoscono sono quelle. Le operazioni della politica futura sono queste altre, sono quelle della costruzione di linguaggi comunicativi e di relazioni. Ecco, io credo che se noi continuiamo a lavorare su questa strada, senza disertare il terreno della vecchia politica, continuando a porre condizioni, a dettare in qualche misura regole, cercando di penetrare anche in quella, ma inventando le forme nuove della politica, che sono appunto lo stare insieme nel nuovo spazio del pianeta. Ecco, se continuiamo su questa linea e se usciamo in qualche modo dalla sensazione di marginalità di questa operazione, i politici di professione guardano questo come se fosse bricolage, virtuoso ma marginale. Poi quando il gioco si fa serio giochiamo noi. Ecco, se non accettiamo questo modo di vedere, anzi lo rovesciamo, se guardiamo loro come bricolage e questo come la linea fondamentale dell'invenzione di un nuovo modo di stare insieme, beh, forse porteremo un contributo all'epoca terribile in cui stiamo vivendo. Grazie.